Ciao a tutti amici di Esperienza Motori, oggi sono qua in centro a Udine, come vedete non c'è nessuno, una delle poche cose vantaggiose della zona rossa, per parlarvi dell'auto che vedete qua alle mie spalle, ovvero l'Alfa Mito. Ringrazio un amico che me l'ha prestata per un giorno intero, quindi mi sono fatto una bella idea. Questa qua è la versione, la versione 1003 diesel da 95 cavalli, una delle più vendute probabilmente. C'è anche il 1006 da 120 cavalli, ci sono tante motorizzazioni benzina più cattive, però questa qua secondo me è un buon modello del quale parlare, perché avrà venduto veramente veramente tanto. È uno degli ultimi modelli, perché comunque è circa del 2017-18, adesso non mi ricordo esattamente, ma una delle ultime. Infatti come vedete è già la versione restyling con la griglia nera, nido d'ape eccetera eccetera, e adesso ve la mostro bene e poi andiamo a guidarla. Cominciamo come sempre con una panoramica intorno all'auto. Allora, bellissimo intanto questa colorazione. Se dovessi prendere una Mito la prenderei o blu o rossa, o comunque di colori sgargianti, perché l'auto è una delle prime cose che voglio dirvi, nonostante sia uscita nel 2008, sia già uscita di produzione nel 2018, ha un design che per me rimane assolutamente moderno, specie l'ultima versione, questa qua che era uscita, perché abbiamo un frontale più cattivo rispetto alle vecchie versioni. Infatti se avete una delle vecchie versioni sicuramente vi consiglio di andare a mettere la griglia a nido d'ape invece dei listelli cromati. Abbiamo anche sotto il nido d'ape con i fendinebbia molto carini, luci come vedete, fari anche lì una forma che mi è sempre piaciuta, si possono scegliere sia alogeni che xenon, ok, molto molto belli. Una forma sul davanti che riprende sicuramente questa parte qua, riprende un po' la 8C come diciamo come concetto, chiaramente stiamo parlando di due fasce abbastanza diverse, comunque è molto molto particolare secondo me. Proseguiamo col giro, qui abbiamo dei cerchi in lega abbastanza graffiati dal mio amico, che ha evidentemente poca cura, non dai scherzo, da 16, pinza dei freni sia, scusatemi, freni a disco sia davanti che dietro, adesso ve lo mostro, e anche una forma di profilo che personalmente è rimasta secondo me attuale, ok? Vi dico subito che in generale Alfa, per i discorsi che ho già fatto nei video della Giulia, della Stelvio, della Giulietta soprattutto, è una macchina che col passare degli anni, col fatto che lancia pochi modelli o comunque fa pochi restyling e pochi modelli nuovi, risulta sempre attuale, anche perché quando rilancia secondo me sono sempre da design molto molto particolare e bello, piacevole, quindi non tende a non invecchiare più di tanto. È una macchina che sicuramente tutti abbiamo già visto abbondantemente, ma risulta, ripeto, moderna. Se uscisse domani sul mercato non sembrerebbe, interni a parte, non sembrerebbe una macchina brutta o vecchia. Anche il retro molto bello, con quei fari circolari tondi, scritta Mito, antenna lunga centrale, non è male. Scarico, ecco, una cosa che non mi fa impazzire delle Mito in generale, anche della versione qua dei fogli, quelle più sportive, che magari ci starebbe benissimo di serie un bel doppio scarico, invece hanno i due scarichi solo a sinistra, quindi sicuramente una modifica che farei se prendessi la versione sportiva sarebbe un bel doppio scarico. Ma qui, ripeto, si parla di tuning, perché io non faccio mai tuning pesante, ma qualche modifica estetica e non solo la faccio, e una Mito secondo me si presterebbe bene, specie la veloce o la qua dei foglio verde, si presterebbe a un doppio scarico, un bel diffusore nuovo, abbassarlo un pochettino, cerchi con un offset migliore per andare a filo carrozzeria, visto che come sempre, ecco, la Mito ha anche questo bel tratto qua, vedete che si allarga. Infatti abbiamo anche, come sulla mia Porsche per esempio, l'adesivo anti, diciamo, sassi, ok, perché si allarga molto. Sarebbe bello chiaramente che la gomma e la ruota stessero a filo, ma come sempre, per fra le leggi, fra varie cose, la ruota è molto all'interno, ma questi sono dettagli. Ripeto, la macchina nel complesso è bella per l'utente medio, l'utente che la usa per muoversi in città eccetera, secondo me rimane una super macchina esteticamente. Vediamo un attimino gli interni, che invece
sono sicuramente indietro rispetto alla concorrenza degli ultimi anni, senza dubbio, ma magari anche quando era stata lanciata, diciamo, non era il suo punto forte, perché condivide gli interni, molto interni, li condivide con la grande punto. Tra l'altro la macchina che condivide anche il pianale con la grande punto, pianale del 2005, però comunque hanno rivisto le sospensioni con lo schema McPherson davanti, sospensioni che sono comunque abbastanza rigide, specie sulle versioni sportive, che non sono affatto rigide, e comunque quindi è andato il solito handling alfa, quindi comunque diciamo una guida sportiveggiante con un volante bello preciso, il manettino DNA per regolare la prontezza dell'acceleratore, fondamentalmente un po' l'erogazione, eccetera eccetera. La macchina chiaramente è disponibile solo tre porte, lo sapete benissimo. Faccio vedere gli interni, adesso c'è un po' di confusione. Questa è l'ultima versione col volante più recente, che mi piace molto. Questa forma di volante per me è molto molto bella. Classico, classici interni, classico, diciamo, tachimetro alfa, e queste sono, diciamo, un po' la plancia centrale. Chiaro, qua abbiamo il clima manuale, c'è anche l'automatico come option, il manettino lì, vedete, molto semplice, plastica di qualità, insomma, dura, qualità media, però gli assemblaggi sono, diciamo, questa tre anni, 60.000 km, vi dico che l'ho guidata tutto il giorno e non scricchiola, quindi quello va detto. I sedili sono molto comodi, vi faccio vedere. Ah, dietro abbiamo il telo per il cane, un bel Akita americano, molto bello. Comunque si sta in 5, diciamo 4 comodi, 5 così così. I sedili non sono male, hanno la classica forma dei sedili alfa, e qui il pannello porta, come vedete non c'è la cornice sulla portiera. Molto molto bello, la macchina è abbastanza alta, chiaramente, ecco, non è una, è un po' più bassa di una 500 Abarth, per darvi un'idea, però comunque si entra bene, si entra comodi, quindi non è una macchina troppo bassa. E poi l'accesso invece alla parte posteriore, come sempre, macchina a tre porti, è nella media, diciamo, non potrà mai essere una macchina super comoda per i passeggeri posteriori. Adesso io direi che andiamo a provarla, vi dico un po' cosa ne penso. È una macchina che posso anticiparvi già, consiglio a prezzi bassi, quindi macchine che consiglio di comprare già con un po' di chilometri, non troppi pochi, perché il prezzo magari non è ancora troppo, non è ancora abbastanza bassi, quindi se volete tenerla senza perderci troppi soldi negli anni, vi consiglio di spendere il meno possibile, prendere una macchina buona con buon rapporto qualità prezzo, quindi stare nel range dei 5, 6, 7, 8 mila euro in base ai chilometri, proprietari, motorizzazione. Però a quel prezzo lì, se vi piace una macchina di questo segmento con un buon handling eccetera, consideratela, perché ripeto, è sicuramente una macchina da fare, da prendere usata con un po' di anni e un po' di chilometri, magari non 150.000, ma neanche 30, 70, 80.000, la vedo bene. Parliamo ora di come si guida questa Alfa Mito. Come ho già detto, in questo caso motore 1.3 da 95 cavalli diesel, uno dei motori che penso sia andato di più in generale, perché è un'auto che consuma molto molto poco, comunque ha un buono spunto e permette anche di fare dei viaggi, ripeto, senza consumare molto. Poi per il discorso guida in città o meno, io non ho mai avuto problemi con i diesel, ho sempre cercato di usare sui diesel, gli unici che ho avuto di usare ogni tanto il diesel quello più pulito, comunque degli additivi per il FAP eccetera, so che tanti sono contrari, ma in generale io non ho mai avuto problemi, anzi mi sono sempre trovato bene anche con l'auto di mia mamma, che usa solo in città e non ha mai avuto alcun tipo di problema anche dopo 80.000 km solo casa ufficio. Quindi anche lì, secondo me, questa auto, vi dico subito, non è una scelta sbagliata, anche per i prezzi soprattutto al quale si può trovare. Comunque, parliamo un attimino delle doti di guida di quest'auto. Sicuramente non stiamo parlando della versione più sportiva o di un'auto in generale sportiva, però Alfa, come sempre, cerca di dare un'impronta sportiveggiante alle sue auto. Diciamo che questa, rispetto a una grande punto con il quale condivide il pianale e altre parti, in generale risulta sicuramente più divertente da guidare e dà un feeling superiore. Le sospensioni sono migliori rispetto a quelle di una punto, e anche in generale l'handling, lo sterzo risulta più, tra virgolette, preciso e diretto, non ai livelli della Giulietta che ho provato da poco sul canale. Ho guidato già in passato la 155 cavalli 1.4, la versione quadrifoglio dei primi anni, era un 2010 mi sembra, 2011 non mi ricordo, quindi quella era sicuramente più assettata di questo modello, che comunque lo trovo preciso ma leggermente morbido, si poteva fare qualcosina di meglio secondo me, insomma
la macchina ha un po' di rollio e in generale no, beccheggio no, nel senso è abbastanza piatta in questo senso. Devo dire che ho fatto qualche curvone, qualche tirata apposta in curva, in rotonda, e l'ho trovata leggermente, insomma, tende a sedersi di lato, tra virgolette, ma non troppo. Comunque sicuramente ho provato i tempi, ripeto, la versione 155 cavalli, poi c'è la versione 170 che è un po' più recente, c'è anche la versione depotenziata 120 cavalli benzina, e c'è 120 cavalli diesel 1.6 che non è affatto male. In generale io consiglio il 120 diesel per avere ancora più prestazioni, o 155 cavalli non è affatto male benzina, un buon motore, quello della Abarth, alla fine della grande punto Abarth, della 500 Abarth, come sempre pure un buon motore per modificarlo. E in generale, ripeto, là è già più assettata, ma comunque è una macchina che si presta molto a delle modifiche anche, quindi come ho già detto nell'introduzione, è una macchina che sinceramente consiglio sicuramente a chi vuole una macchina abbastanza divertente ed è modificabile ad un prezzo economico, perché comunque costa come o meno di una 500 Abarth, è un po' più grande, comunque con piacere di guida siamo simili, se non addirittura meglio per certi versi, quindi avendo comunque un passo un po' più grande, più lungo, è una macchina che risulta secondo me un attimino più pronta, più un'auto migliore in generale della 500 Abarth. So che adesso molti mi spareranno, l'Abarth sicuramente ha il suo fa, la 500 ha il suo fascino e ha tante altre cose, ma devo dire che come in generale io fra le due prenderei onestamente una Mito e ci farei dei lavoretti sopra. L'Abarth è troppo inflazionata e alla fine per avere una macchina secondo me anche dinamicamente un po' inferiore, ma questi sono dettagli. Comunque ripeto, trovate anche l'Abarth sul canale, sono macchine in generale molto simili fra di loro, con un concetto di macchina divertente sia da usare tutti i giorni, da città, macchina che comunque quando si vuole dare va con buoni, insomma, con lo scarico giusto, con un bel sound, e chiaramente sono macchine a trazione anteriore senza super pretese, anche abbastanza alte, perché sia questa che la 500 in generale sono macchine comunque alte, quindi comode per salirci, comode per girare in città, ripeto, sono macchine di un certo tipo. Quindi sempre in quest'ottica vi dico che quest'auto comunque non mi dispiace. Ripeto, qua abbiamo un diesel, quindi non è che ho fatto chissà quali tirate, quali prove, è una macchina comunque molto molto sfruttabile per tutti, è una bella macchina, mi piace. Come ho detto, sicuramente è leggermente più morbida di quello che mi aspettavo in alcuni contesti, però dipende anche dalla versione che prendete, e è comodo come sempre il manettino DNA, in questo caso siamo in N, però in Dynamic, come sempre l'acceleratore è un po' più pronto. Il volante invece mi è sembrato abbastanza, non mi è sembrato più pesante tra virgolette, quindi il volante diciamo che rimane invariato, però l'acceleratore è più pronto, la macchina diventa un po' più secca e un po' più tra virgolette cattiva da guidare, una erogazione leggermente diversa. Cos'altro dire, la frenata è molto valida, come sempre Alfa sui freni fa sempre un buon lavoro, non va mai tanto risparmio. Qui abbiamo freni a disco davanti e dietro e si sente che la frenata è superiore a tante macchine della categoria del segmento B, anche moderne, che tuttora in alcuni casi mettono freni a tamburo sul posteriore, quindi Alfa da questo punto di vista fa capire che insomma da sempre anche da un punto di vista di sicurezza è sul pezzo. E niente, qua beh, non sto parlando di prestazione, lo spunto c'è, il motore diciamo che dal 2000 in su spinge bene, dal 2004G il suo range è molto molto prestante, e ripeto, i consumi in questo caso diesel sono veramente bassissimi, cioè si parla di una macchina che fa 18 con un litro senza problemi anche in città, quindi pesa poco, maneggevole. Cosa dire, una macchina che sicuramente consiglio. Oh, qui davanti ha voluto fare un'inchiodata. Una macchina che sicuramente consiglio a tutti quelli che vogliono un'auto comunque che non dimostra i suoi anni, perché sicuramente, come ho già detto, è una macchina che pur avendo 10 anni abbondanti sul groppone ne dimostra meno, che da fuori si fa ancora guardare. La preferisco a tante macchine uscite anche nel 2015, magari diciamo che le ultimissime uscite sono tutte secondo me migliori esteticamente di questa, nel senso che se vado a prendere una qualsiasi macchina uscita quest'anno, ok, risulta migliore probabilmente, nel senso esteticamente si vede che è più moderna, però se prendo una qualsiasi macchina uscita nel 2015, quindi penultima generazione di segmento B, devo dire che in realtà questa se la gioca alla pari con tutti, quindi è una macchina che quando è uscita secondo me
precorreva i tempi esteticamente. Come interni, ho già detto nell'introduzione, è indubbiamente più indietro come tecnologia, diciamo, rispetto ai concorrenti francesi e tedesche. Quelle cose base ci sono, il piccolo navigatore, l'infotainment con il schermino touch e basta. Il quadro mi piace come sempre, comunque una linea pulita. Qua abbiamo una plastica sicuramente di qualità abbastanza economica, un po' come sulla Grande Punto, quello non si può dire nulla, però è una macchina che come sempre predilige il piacere di guida, quindi non mi sento di farle una, di far critiche da questo punto di vista. I prezzi ormai sull'usato sono veramente bassi per queste auto, perché se andate a prendere una macchina diciamo con 100.000 km, perché secondo me una macchina di questo tipo prenderla con pochissimi chilometri si va a pagare ancora un po' troppo forse per quello che potrebbe essere il suo valore, mentre una macchina chilometrata tra virgolette, perché alla fine una macchina tenuta bene con 100.000 km facendoci due lavoretti è veramente come prenderla quasi nuova, quindi diciamo che comunque la prendiamo con chilometri dai 60 ai 100.000 sia i motori benzina che diesel, li trovate a prezzi veramente bassi, nel senso sui 7.000 euro, sui 7.000 euro. Vi prendete macchine sempre di questi anni che ormai sono secondo me assolutamente sorpassate, quindi penso alle vecchie Opel Corsa eccetera. L'unica che secondo me si trova è la 208, il primo modello, che è tuttora una bellissima macchina che insomma mi metterebbe un po' in crisi nella scelta, che è quella che ho fatto prendere la mia morosa infatti, che aveva questo budget. Però se si vuole spendere sempre sui 5-6-7 mila euro, stare anche sia sul benzina che sul diesel, si riesce a portare a casa una di queste macchine tenute bene con un proprietario e 80.000 km, e allora a quel punto di risulta secondo me è una scelta tuttora assolutamente da fare. Quindi questa è un po' la mia idea sull'auto. Mi piace, sinceramente, ripeto, una macchina che prenderei in questo segmento volendo spendere tra virgolette poco, perché poco poi dipende sempre da quanto si può spendere eccetera eccetera, quindi non si sputa mai sui soldi e sul valore in generale di un'auto. E niente, quindi se avete domande particolari fatele nei commenti qua sotto, lasciate come sempre un like al video per supportare il canale e iscrivetevi in tanti. Come vedete ci sono macchine di tutti i tipi sul canale, moderne, d'epoca, ne farò una breve, le mie macchine personali con modifiche e altre prove che farò più avanti, quindi insomma continuate a seguirmi e condividete i video con i vostri amici e basta, cos'altro dire, guardate anche i video dei telefoni e viceversa, siete sul canale per uno dei due motivi, direi che tutti hanno bisogno o di un telefono o di una macchina prima o poi, oggigiorno, per fortuna e purtroppo per alcuni versi, ok? Dai, ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Motori e Mobile, ciao!